Ciao bamboline! Allora, come avete visto già dal titolo, oggi volevo parlarvi di Kiko. Allora, mio marito a Pasqua si è presentato a casa con questa qui. E vi faccio vedere tutto quello che c'era dentro. Eccolo qua, non so se riuscirete mai a vederlo. E io, naturalmente, la mia faccia quando ho visto questo pacco è stata questa. Gli sono saltata addosso, ho cominciato a sbaciucchiarmelo tutto e vero amore, vieni qua, dillo alle ragazze. Ho cominciato a sbaciucchiarmelo tutto questo disgraziato qua e mi ha fatto veramente tanto felice, vero amore? Grazie. Salutamo. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ma oggi si vergogna, ma oggi fa il timido. Ma come? Fai sempre sfacciato, oggi fa il timido. Notate la tenuta da casa di Alessio? Vabbè, dai, basta, adesso vai via, via, sciò, 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 via, sciò, sciò. Ta-da! C'è Benito. Ciao ragazze. È arrabbiato? Che hai fatto? Sei arrabbiato? È arrabbiato. No, non mi dai bacetti, mamma, no. Salutala. Ciao ragazze. Ciao. Vabbè, raga, non ci fate caso, ci ho avuto tipo un'invasione di campo. Va bene, tornando a noi, praticamente mi ha portato tutta sta roba, io sono rimasta scioccata. Praticamente mi ha comprato quasi tutta la collezione nuova che è uscita adesso da Kiko, che si chiama... Life in Rio, mi pare? Life in Rio, mo? Ok, Life in Rio. E comincio subito a farvi vedere quello che mi ha comprato il mio amore. Allora, la prima cosa che vi voglio mostrare sono questi tre smaltini qua, bellissimi, che tra l'altro sono quelli che ho su oggi, cioè sono soltanto due che ho su oggi, però non rendono tanto, comunque adesso vi ho fatto anche gli swatch. Allora, praticamente il primo è questo qua, che è un bellissimo verde, tipo scarabeo. È stupendo, e questo qua è il 476. Poi il secondo è il 471 e è questo fucsia, bellissimo, tipo metallizzato. Ok, poi l'altro e l'ultimo è il 469, che è questo arancio sempre con micro glitterini oro. È fantastico. Allora, che dire, io l'ho messo oggi, Sì, oggi. Ormai sono già tipo 3 giorni che l'ho messo. sulla ricostruzione. Li avevo già messi sulle tip per farvele vedere. Allora, questo è il fucsia, che adesso non so se dalla videocamera renderà molto. Poi, questo qua è il verde. Vedete com'è, ha tutti questi sbrilluccichini oro? E questo è l'arancio. Comunque, ragazzi, questi smalti sono veramente bellissimi. Io adesso li devo ancora provare, nel senso bene, testare bene. Comunque, a me in genere gli smalti Kiko mi piacciono veramente molto molto. Anche se io ho sempre la ricostruzione, però come sapete cambio colore molto spesso, quindi a volte capita che prendo e voglio mettermi, che ne so, altri tipi di colore, quindi mi metto gli smalti, no? E questi devo dire sono veramente fantastici. Io adesso li ho sulle mani, comunque adesso vi metto qui una fotina per farvi vedere il risultato con una passata e con due. Vi lascio la foto. Ok, come avete visto, la prima passata non è molto molto, diciamo, coprente, mentre già la seconda va molto meglio. Comunque i colori sono fantastici. Ve li faccio rivedere un attimino perché rendono veramente tanto. Guardate che belli. Bellissimi. Comunque, gli smaltini vengono 4,90 € l'uno. E ve li consiglio perché sono veramente carini. Poi, il secondo prodottino che mi ha comprato Alessio è la Sunproof BB Cream. Allora, a parte, guardate che carini i packaging tutti. Brasileiri. Vabbè, non ci fate caso. Questa qua praticamente è la 02 Light. Nulla vedrete mai, ma fidatevi sulla parola. È una BB Cream. Il packaging è fatto in questo modo. Ok.
E la colorazione che mi ha preso Ale è la light. Adesso io provo a switcharvela, ma non so se vedrete chissà quanto. Comunque ha detto la commessa che è molto leggera come BB cream e luminosa. Infatti, se vedrete, dà veramente molta luminosità. Però vabbè, questa io ancora la devo provare sul viso, quindi poi diciamo è soltanto un video haul, poi ve le recensisco mano a mano che ho provato bene tutti i prodottini. Poi un altro prodottino che mi ha preso e sono rimasta veramente tanto contenta e curiosa di provarlo è Se gliela faccio più. il pennello. Questo qua è il Face Brush Duo e praticamente da una parte è fatto così a lingua di gatto e le setole sono abbastanza morbide, ok? Poi è anche abbastanza grande, vedete, in confronto al mio viso, che io poi non è che ho un viso piccolino, insomma, quindi per chi ha il viso ancora più piccolo del mio è veramente abbastanza grande. E dall'altra parte ha questa forma strana, fatta in questo modo, che permette, secondo me, molto bene di arrivare, vedete, in questa zona qui. Poi vabbè, le setole sono morbidissime, io ancora non ho capito bene a cosa serve, però penso che sia da fondotinta e permette di arrivare molto bene sotto in questa parte e lo userò. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che la BB cream costa 8,90 euro, mentre il pennellone, questo qui doppio, costa 15,90. Calcolando però che sono due pennelli, diciamo che non è neanche tanto tanto tanto. Un altro prodottino che mi ha preso e sono curiosissima di utilizzare è il Sun Lover Blush. Allora, voi come sapete, io ho la blushite, amo i blush, quindi anche Alessio sa che io amo i blush. E il blush in questione, poi soprattutto quelli rosati, è questo qua. Allora, da una parte è tutto rosa, dall'altra invece ha tipo queste micro perlescenze. Allora, io ve lo provo a sgocciare soltanto la parte rosa. Guardate che bel rosa. Mamma mia, proprio come mi piace a me. Mentre la parte con queste perlescenze risulta un po', più, malva, diciamo, rispetto a questo qua. Vedete? Comunque è un blush veramente carino, sono curiosissima di provarlo, non vedo l'ora di provarlo. Al tatto ha veramente una texture molto setosa, curiosissima di provarlo, vi farò sapere. Un'altra cosa fantastica, che quando l'ho vista sono rimasta di stucco. È un barbatrucco? No, come si dice? Resta di stucco, c'è un barbatrucco! Vabbè, è questa qua, la Terra. Allora, il blush l'ha pagato 13,90. Ragazzi, so che pare brutto che comunque vi sto dicendo i prezzi, che comunque Alessio mi ha fatto un regalo, no? Però comunque voi poi dopo mi chiedete in tante quanto costa questo, quanto costa quest'altro, quindi ho preferito andare a vedere tanto. Vabbè, fra moglie e marito, insomma, non mettete il dito. E sti cavoli, tanto lui non verrà mai a essere. Vabbè, comunque la terra in questione è questa qua, è grandissima, sono 20 grammi di prodotto e è fantastica, ragazze, perché sembra che ha tipo tutti i micro glitterini, no? Invece quando l'ha andata a swatchare è totalmente opaca ma luminosa. Guardate, ve la faccio vedere. Guardate che bella. Allora, questa qui ha un sottotono aranciato, però vabbè, col fatto che adesso comunque arriva l'estate e ci abbronziamo un pochino di più, per me penso sia ottima. Credo che non la finirò mai e poi mai, perché è veramente tantissima. Guardate rispetto al blush, quindi è veramente tanta. Il blush sono 8 grammi, mentre questa sono 20 grammi. E la terra l'ha pagata 16,90 euro. Altri prodottini bellissimi sono questi qua, che sono praticamente tre eyeliner colorati. Io adesso ve li faccio vedere. Apro tutte le scatoline. Allora, il primo eyeliner è questo qua, che è un celeste. Il secondo eyeliner è questo qua, che è un bellissimo viola. E il terzo è fantastico, è questo verde
veramente molto molto bello. Allora, che dire ragazzi, questi eyeliner io li ho sgocciati sul braccio quando li ho ricevuti per provarli. Allora, la sera mi sono andata a fare la doccia, mi sono saponata tutto quanto, a mattina dopo stavo a fare colazione e mi guardo il braccio, era ancora sgocciata. C'è una cosa allucinante. Calcolate, io poi mi faccio la doccia e mi strofino sempre con la spugnetta, quella là tutta morbidosa, e questi non si sono tolti. E sono bellissimi, queste tre colorazioni fantastiche, e vi lascio una foto qui degli swatch. E gli eyeliner li ha pagati 6,90 l'uno. Poi, ultimo prodottino, ma non per importanza, perché è bellissimo, è il Creamy Touch e Shadow Duo, che praticamente è un matitone doppio. Allora, da una parte ha questa parte viola e dall'altra celeste. Ragazze, io ve le swatcho per farveli vedere. Guardate che colori magnifici ha. Cioè, bellissimi. Anche questi devo dire che li ho sgocciati sempre quando Alessio me li ha portati e mi erano rimasti veramente tanto. Sono stata un'ora a strofinare la salvietta per farmi andare via. Ragazzi, fantastici, meravigliosi, stupendi, top, li amo. E il colore, come vedete, sono bellissimi. E questo qua è il 102, la colorazione 102. Ma non la vedrete mai perché, insomma, fidatevi di me. Allora, questo era tutto il bottino che Ale mi ha preso. E niente, ragazzi, quindi questo mio haul è finito. Ah, però volevo dirvi una cosa. Ho provato praticamente a mettermi sopra la ricostruzione sto gel sigillante qua della Lidan. Se qualcuno di voi lo conosce, vedete come si usa sto coso? Cioè, ma è un gel apposta, perché a me quella da casa del parrucchiere me l'ha venduta dicendomi che era un gel che andava cotto sotto la lampada per fissare gli smalti. Però, boh, a boccetta è questa. Rimane tipo un po' appiccicoso, io l'ho sgrassato bene e tutto quanto. Però io non so sicura tanto che serva per fissare lo smalto, sapete? Non vorrei che mi hanno dato una sola, però vabbè, per 5 euro va più che bene. Se qualcuno di voi lo conosce, sotto all'info box mi faceste sapere, perché sono molto curiosa. Poi, ultima cosa, per chi volesse sapere cosa indosso sulle labbra, sto indossando la Superstay 10 ore Tint Gloss di Maybelline. Dato che ogni volta adesso mi chiedete sempre cosa indosso sulle labbra, e ha questo colore veramente bellissimo. Come sapete, sto rivalutando adesso da poco i rossetti, quindi adesso questa ce l'avevo, ve l'avevo fatta vedere tipo in un vecchio haul che avevo fatto e ho cominciato a riutilizzarla adesso. Ce l'ho, diciamo, già da due orette, è rimasta, diciamo, su abbastanza bene. Ah, volevo farvi vedere anche il make up. Allora, sugli occhi ho utilizzato l'eyeliner, quello là di Pupa, no, sì, di Pupa, quello là tutto glitterato così, ma a me, raga, mi brucia da morire, ma pure a voi mi brucia. Cioè, se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema mio, me lo scrive qua sotto per curiosità, perché io non riesco a capire perché a me mi fa così, me lo metto e mi brucia tantissimo la palpebra. Quindi, boh, non lo so, se pure a voi vi fa stessa cosa, ditemelo, se no sarà il mio che è sfigato e lo butto. L'eyeliner in questione è questo qua, che è il Pupa Diamond, come si chiama? Comunque, questo qua da Pupa. Se fatemi sapere se pure a voi vi brucia, perché a me, oh, mi fa venire tipo i sorci verdi, mi pizzica proprio la palpebra. L'avevo messo oggi tutto sulla palpebra per fare tipo un effetto luce bello. Niente, raga, mi ha bruciato da morire. Quindi, non lo so, fatemi sapere se pure a voi vi brucia. Niente ragazzi, questo è tutto il mio haul di Kiko. Piano piano che proverò i prodotti, poi ve li farò sapere. Finalmente posso usarli, ero troppo curiosa, non vedevo l'ora. E niente ragazzi, io vi mando un grande bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao bambole! Ciao! Fatti vedere bene. Ciao a tutti. No, devi dire ciao bambole. Ciao bamboline. Ciao bamboline. Ciao amori.